Il clima tra i fattori che determinano lo scoppio di una guerra? Questa tesi, che si fa sempre più strada tra i climatologi, trova un'autorevole conferma in uno studio della Columbia University di New York, che si è conquistato la copertina di Nature. I fenomeni climatici avrebbero un ruolo tutt'altro che secondario nelle dinamiche che portano alla nascita dei conflitti. Secondo lo studio, ad esempio, il periodico verificarsi ogni 3-7 anni di El Niño sul Pacifico, caratterizzato da temperature torride, inondazioni e siccità, potrebbe addirittura essere collegato al 21% delle guerre combattute nel mondo negli ultimi 50 anni. Proprio studiando l'andamento del fenomeno climatico attraverso la raccolta di dati riguardanti un lasso di tempo dal 1950 al 2004 e mettendoli in relazione con oltre 200 conflitti civili avvenuti in 175 paesi, i ricercatori hanno scoperto che la probabilità che si verifichi una guerra nei paesi interessati da El Niño raddoppia nei periodi più caldi, passando dal 3% al 6%. Secondo gli studiosi si tratta della prima dimostrazione che la stabilità delle società moderne è strettamente collegata al clima globale.